Hashtag noi amiamo gli animali. Latte artificiale per gattini, cos'è e quando usarlo? Può capitare di doverlo usare, ma è necessario raccogliere qualche informazione in più prima di somministrarlo ad un gattino appena nato. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo di più sul latte artificiale per i gattini, in quali casi usarlo e che rischi ci sono legati al suo consumo. In tenerissima età sono così piccoli e indifesi, bisognosi di cure e di un'alimentazione sostanziosa a base di latte materno. Ma ci sono alcuni casi in cui quest'ultimo non è disponibile, ovvero quando non è sufficiente, se il gattino è orfano, se la gatta ha difficoltà ad allattare e non vi è una balia felina che può sostituirla. È ovvio che in presenza di una mamma gatta si preferisce di gran lunga il colostro del suo latte a quello artificiale. Una volta divenuto adulto, poi, è sconsigliato fargli assumere del latte, poiché non è un alimento facilmente digeribile e può causare non pochi disturbi intestinali al felino. A differenza del latte materno, il cui colostro aiuta nella crescita delle ossa e il sistema immunitario del gattino, quello artificiale non conterrà mai le sue stesse proteine e grassi. In ogni caso, si preferisce il latte di capra e quello senza lattosio, perché è più simile a quello della mamma. Si può trovare in commercio sia in forma liquida sia in polvere, ma spesso i veterinari consigliano di diluirlo con acqua per renderlo più digeribile e di non esagerare con le porzioni, per evitare un'indigestione. La somministrazione dovrebbe avvenire ogni 3-4 ore per un totale di 7-8 volte al giorno, fino alla terza settimana, dalla quale si potrà diminuire la frequenza. Lo si potrà dare con appositi biberon, siringhe senza ago da 3-5 ml oppure dei contagocce, mentre il gattino è a pancia in giù e ad una temperatura ideale di 35-37 gradi centigradi. Per questo video è proprio tutto. Se volete saperne di più sul latte artificiale per i gattini, cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi avete mai usato il latte artificiale per il vostro piccolo felino? Come vi siete trovati con questo alimento? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!